Sumatimu nisha sanekar Ota varda nishrib Varsamanya sarva sidi hum Oma guru vajradar Sumatimu nisha sanekar Uta varda nishribara Varsamanya sarva ओम गुरु वज्र सुमति सुमतिमो सने कर्म उता वरदान्य श्री वर्र वर्षा मान्य स्र्वासी सिदे हों ओ म गुरु वज्रधर सुमतिमोनी कर्म उता वरदान्य श्री वर्र वर्षा मान्य शर्वास Om ma guru vajradara sumati munisha san karma uta vardane shre vada sarva dhākī yajitsūṋ lāmāya tūjē chēnyamdāt ālā tūjē sikṣuṣu gyēvē shesāṋ dālā tēnduṣu uyoṋ suṋgī nāvā tsēduṣu tsēchī nyingnē sōvā dēvē tsē dēcēṋ kōrlōvīṣu lēkṣuṇē yelā sāmbē dēdēmā lūpā gyēmē

八九切苦丹达吉罗，八九切松丹达吉，八九切土丹达吉，天眼明心土真吉罗。八九切苦丹达吉罗，八九切松丹达吉，八九切土丹达吉，天眼明心土真吉罗。 OM MUNI MUNI, maha muni SHAKYA MUNI ESWO OHA SANGYAT CHIDAN CHONAM LA JHANCHO BHARDO DHANI KYAP SUCHI DAGYAT JINSO GIVET SONAM GIV DROLA PINCHIR SANGYAT RUPAR sangye choda tso gi chonam la chanche bhardo dane khapso chi dage jinso gi be sonam gi drola pinche ra sangye drupa rsho sangye choda tso gi chonam la, chi dage jinso gi be Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sentienti. Buongiorno, morning. Ieri e l'altro ieri abbiamo visto la prima parte, innanzitutto, prima l'introduzione, del perché, e poi dopo come, di conoscere e capire un po meglio il processo della morte della morte, del bardo, che è lo stato intermediario tra la morte e la rinascita, e il processo della rinascita stessa, quindi è il processo di morte, bardo e rinascita. Um, una delle ragioni importanti per le quali dobbiamo conoscere bene questo processo è innanzitutto il fatto della nostra propria uh, mortalità, ossia, visto che moriremo, è importante almeno capire che cosa succederà, saper prepararci per quel momento, questo è un aspetto. È vero, nella nostra società è un grande tabù la morte, spesso, però nel buddismo è un aspetto molto importante poter prepararci per la propria morte. Questo non vuol dire vivere con paura la morte, il contrario, è riconoscere, capire cos'è, anche perché in fondo è la più grande opportunità che noi abbiamo di crescita spirituale è nel momento della morte stessa. Però per arrivare a questo c'è un lungo processo e la prima parte è prima conoscere, capire qual è questo processo per poi dopo poter adattarlo alla meditazione, poter adattarlo al sogno, al dormire, allo sognare, allo svegliarsi e poi dopo per poter usarlo nel momento vero e proprio della nostra morte. Quindi innanzitutto quando si parla di parlare della morte non è qualcosa del quale dobbiamo aver paura o qualcosa del genere, ma innanzitutto dobbiamo sviluppare questo senso di identità che va al di là di ciò che è unicamente di questa vita. Questo è importante, no? Come abbiamo visto l'altro ieri, se noi non avessimo la consapevolezza che dopo il dormire ci risveglieremo, avremo paura di dormire. Perché quando andiamo a dormire, comunque la nostra coscienza c'è un momento che cede, che si bloccano i nostri sensi. Perciò, se noi non sapessimo che dopo ci risveglieremo, se noi non sapessimo che c'è una continuità dopo il sono, dopo l'addormentarsi, non avremmo tanta paura di dormire. Mentre il fatto che abbiamo consapevolezza della continuità che avviene dopo l'addormentarsi, non abbiamo questa paura similmente nel momento nel quale sviluppiamo una consapevolezza della continuità che avviene dopo la morte, questo per prima di tutto ci toglie gran parte della paura della morte. Poi conoscere il processo anche ci aiuta molto. Bene. Quindi, um, ieri e l'altro ieri abbiamo visto il processo della morte, la prima parte. Abbiamo visto quindi la morte, il processo della morte si divide in due fasi, quella che viene chiamata... La morte grossolana, e poi dopo c'è la morte sottile. La parte della morte grossolana è quello che di solito viene chiamato di morte: quindi, quando si co conclude la parte della morte grossolana, è quando normalmente una persona viene dichiarata morta. Okay? In relazione con il sono, il processo dell'addormentarsi è esattamente lo stesso che il processo di morire dal punto di vista di quello che succede, dal punto di vista del nostro proprio processo interiore. Per esempio, per primo si perde la vista, poi l'udito, poi l'olfatto, poi il gusto, poi il tatto. Segue esattamente lo stesso ordine quando ci addormentiamo. Prima non riusciamo più a aprire gli occhi, poi piano piano non ascoltiamo più, poi non sentiamo più gli odori, poi non sentiamo più il gusto, poi non sentiamo più il tatto. Segue esattamente lo stesso ordine se noi andiamo ad osservare quando ci svegliamo segue esattamente l'ordine opposto quando ci svegliamo per prima cosa cos'è che ci sentiamo? il tatto, il movimento questo quando abbiamo un sonno molto forte, profondo e ci svegliamo magari nel momento che stiamo ancora un po' dormendo più profondamente quello che vediamo è che ancora prima ci cominciamo a muovere e sentiamo il corpo poi magari sentiamo il gusto nella bocca poi l'odore è difficile, dipende, dipende molto da ognuno. Io sono uno che non è che sento tanti odori, magari è stato un modo di autodifesa vivendo in India per tanti tempi. Però quello che succede è che poi dopo si sente l'udito, quello che parlano, suoni, eccetera. Per ultimo apriamo gli occhi. No? Questo è il processo naturale che avviene nel processo di quando uno si sveglia che è la stessa cosa del processo della nascita e così via. Però adesso andiamo sul punto perché, se no poi dopo restiamo a ripetere quello di ieri e poi alla fine non riusciamo ad andare avanti. Quello che accade è questo, finito il processo grossolano della morte, quindi la terra si dissolve nell'acqua, l'acqua nel fuoco, il fuoco nel vento, il vento nello spazio della coscienza, abbiamo quelli che sono gli, gli 80... Uh, fattori mentali grossolani sono 80 aspetti della nostra mente grossolana che si dissolvono. Quello che succede nel processo della morte è che gli aspetti più grossolani del corpo e della mente cominciano a perdere forza e quelli più sottili si manifestano perché non ci sono più quelli più grossolani intorno. Perciò c'è il momento nel quale si smette di respirare effettivamente, che è anche quando ci addormentiamo il momento specifico nel quale uno si addormenta totalmente, in quello stesso momento anche, che viene chiamato quando il vento si dissolve nello spazio della coscienza, in quel momento anche la nostra mente grossolana finisce di perdere la sua forza, di assorbirsi. Quindi questo succede che è un po' come, um, immaginiamo una candela, ma più che... Mi sa che le candele anche fanno questo, però principalmente... Il lume di, per esempio, in Tibet e in India si usano moltissimo le candele fatte col burro, col ghi, o se no anche con l'olio. Quello che succede è che quando sta finendo, rimane unicamente l'olio che c'è nel come si chiama in italiano? Nello stopino, e perciò il fuoco diventa più grande, e poi subito dopo cede. Ok? Riuscite a immaginare questa, no? questa, questa scena. Similmente, quando la mente grossolana perde la sua forza, per un istante diventa più forte e poi dopo subito cede. Quindi quello che si dice è che noi sperimentiamo ogni passaggio della mente grossolana nel suo processo di dissoluzione, che è un po' quello che alcune persone raccontano, persone che hanno avuto esperienze ravvicinate alla morte, di rivedere il film della vita. Quindi è come se ripassano le esperienze che abbiamo avuto in questa vita. Questo è il momento nel quale la mente grossolana effettivamente si va a dissolvere nella mente più sottile. Okay? E in questo momento, ovviamente, come sarà questa esperienza dipende da come noi viviamo la vita. Quali sono le esperienze che noi abbiamo nella vita? Queste sono le esperienze che poi dopo. In qualche modo ci ritorneranno nel momento della nostra propria morte. Per questo anche l'importanza di vivere la vita bene. Meglio vivo la vita, meglio sarà la mia morte. Ne in poche parole, anche, no? Uh, dopo di questo, quello che succede è che ci sono, si comincia quindi quello che sarebbe il processo chiamato della morte sottile, uh, che si divide in quattro fasi, vengono chiamate le quattro visioni che viene chiamata la visione bianca, la visione rossa, la visione nera e la chiara luce. Okay? Questo processo è il fatto che la nostra mente sottile, che sono le nostre emozioni, la parte, la parte emotiva potremmo chiamare di noi stessi, che non è manifesta. Per esempio io in questo momento posso dirvi non sono arrabbiato, però non posso dirvi non ho rabbia portatemi un oggetto di rabbia, vedremo se ho rabbia o non ho rabbia, no? Ma quello che succede è che la rabbia che io ho, ma che in questo momento non è manifestata, dove si trova? Nella mente sottile. Okay? Quindi questa mente sottile è una mente non concettuale, è un aspetto che si basa su tre principali tipi di forze, potremmo chiamarle così, che sarebbe la forza dell'attrazione, della avversione e della indifferenza. Anche se noi prendiamo tutte le nostre emozioni, i nostri sentimenti, si possono raggruppare in questi tre gruppi: quelli relativi all'attrazione, quelli relativi all'avversione e quelli relativi all'indifferenza, che sono quando si dice l'attaccamento, desiderio, rabbia, avversione e ignoranza, come i tre veleni radice, che sono principalmente i tre principali tipi di. Energia anche che noi abbiamo sempre, che è quella dell'attrazione, quella dell'avversione, quella dell'indifferenza. Perciò, durante questo processo, quello che succede per primo viene quello che viene chiamata la visione bianca. Durante la visione bianca quello che accade è che eh, durante il processo della morte i nostri venti sottili si assorbono sempre di più verso il cuore, tutta l'energia del corpo si va gradualmente. Perdendo la sua forza e direzionandosi verso il cuore, cosa succede? Noi abbiamo un canale centrale che parte dalla fronte e va fino a circa quattro dita sotto l'ombelico e due canali laterali che vanno dalle due narici si affiancano al canale centrale e in fondo al canale centrale entrano nel canale centrale. Okay? Però cosa succede? Succede che intorno al Canale centrale, i due canali laterali ci sono alcuni punti del nostro corpo nel quale loro danno, fanno un giro intorno al canale centrale e ricontinuano dallo stesso lato. Quindi immaginiamo dai due lati che vanno dall'altra parte e poi ritornano dalla stessa, no? Fanno in realtà così. Quindi non è che c'è un nodo vero e proprio, c'è una sorta di un un giro, fa un giro nel canale centrale da ognuno dei lati e poi continuano. Questo accade dove ci sono i chakra, quindi nel capo, la gola, al cuore, all'ombelico e in fondo al canale centrale, al chakra segreto. Okay? Questo che cosa comporta però? Che noi di solito usiamo a causa del fatto che, noi, del fatto che, che stiamo, usiamo sempre la mente a livello più grossolano chiaramente anche di attrazione e di avversione principalmente, uh, usiamo principalmente i due canali destri e sinistri di energia, i due canali, il canale destro e il canale sinistro. Questo fa in modo che due, questi due canali diventino molto forti e in realtà chiudono il canale centrale, quindi vanno a strangolare in qualche modo il nostro canale centrale. Quindi quello che succede è che immaginiamo che questi chakri in qualche modo hanno una grande forza e perciò chiudono completamente il canale centrale. Cioè un nodo al capo, un nodo alla gola, sei nodi al cuore. Sono alcuni testi che dicono due nodi, alcuni testi che dicono sei nodi. In realtà è molto simile, perché uno sopra e uno sotto, o tre sopra e tre sotto, però il significato è più o meno lo stesso. E poi abbiamo uh, un nodo al chakra dell'ombelico e un nodo al chakra segreto. Che cosa succede? Allo stesso tempo abbiamo al chakra del capo l'energia maschile, chiamata la bodicitta bianca, che ci viene dal nostro padre. Al chakra segreto abbiamo l'energia femminile, chiamata la bodicitta rossa. Okay? La bodicitta bianca è collegata direttamente, energia maschile, con l'attitudine di... Avversione e la bodicità rossa, energia femminile con l'attitudine di attrazione. Ok? Abbiamo questi due tipi di energie. Cosa succede? Nel momento della morte, i venti che di solito girano nei nostri due canali laterali si assorbono dentro il canale centrale. Quindi i canali laterali perdono forza. E a sua volta il vento entra nel canale centrale. Quindi questo fa con che i nodi che ci sono nei nostri chakra si sciolgono. Okay. Quindi prima di tutto il vento entra dalla parte in alto del canale centrale e si scioglie il nodo al chakra del capo e il nodo al chakra della gola. E a questo punto cosa succede? La bodicitta bianca che si trova all'interno del canale centrale al chakra del capo scende, perché non ci sono più i nodi. Quindi scende e va fino al cuore dove c'è ancora il nodo, arriva fino al cuore. Questo è il momento nel quale si sperimenta quello che viene chiamata la visione bianca. Okay? Quando si sperimenta la visione bianca è anche il momento nel quale la nostra mente sottile relativa all'energia maschile di avversione si dissolve anche. Poi dopo di questo quello che succede è che gli altri venti continuano a, a, ad assorbire dal, dal chakra segreto, dai due canali laterali, entrano nel canale centrale e fanno anche, si toglie la forza dai due canali laterali e entrando forzano dal canale centrale e sciolgono i nodi che c'è al chakra segreto, al chakra dell'ombelico. E l'energia femminile della bodicità rossa che è della sua natura di calore. Sale all'interno del canale centrale, arrivando fino al cuore. Questo è il momento nel quale viene chiamata la visione rossa. La visione rossa, che a sua volta è il momento nel quale l'energia femminile e principalmente la mente sottile relativa all'aspetto di attrazione si dissolve anche. Perde forza. Ok? E anche qua in questo processo dipende durante la nostra vita come ci siamo relazionati con queste due energie. Se siamo relazionati in un modo positivo, abbiamo una sensazione anche piacevole. Se siamo relazionati in un modo negativo, abbiamo una sensazione spiacevole. Anche se, nella maggioranza dei casi, in questo parte del processo della morte avviene in un modo totalmente incosciente. Okay? Sono poche le persone. Si dice che riescono ad essere consapevoli durante questa parte del processo della morte. Comunque, tecnicamente quello che succede è che poi la bodicitta rossa sale e arrivano fino al cuore. Quando arrivano fino al cuore, quello che succede a sua volta è che facendo la forza dall'alto e dal basso si sciolgono i nodi che si incontrano al cuore. E la bodicità bianca che viene dal basso e la bodicità rossa che viene dal la, la bianca che viene dall'alto e la rossa che viene dal basso, sciolgono i nodi che si incontrano al cuore, e all'interno di questo nodo si incontra al nostro cuore quello che viene chiamata la goccia indistruttibile. La goccia indistruttibile è l'unione dello sperma e dell'ovolo al momento del concepimento. Ossia quando si nasce, quando c'è l'unione dello sperma e dell'ovolo. A quel momento è quando la mente molto sottile che va da una vita all'altra viene in un certo modo intrappolata in questo corpo. E quella unione rimane, quella che viene chiamata questa indistru goccia indistruttibile, rimane fino al momento della morte e si trova al centro del nostro cuore, dentro questi due nodi. Quindi quando si sciolgono tutti e due e... Le due energie avvolgono questa goccia indistruttibile, sperimentiamo quella che viene chiamata la visione nera. La visione nera è il momento nel quale, come esperienza, c'entra con la energia, ossia l'attitudine la, della mente l'aspetto della mente sottile di ignoranza, di indifferenza. E quello che succede è che si dice che l'esperienza è di una totale neutralità, di un buio totale, dove non c'è nessuno stato cosciente. Perché? Perché in questo momento anche la mente sottile finisce di assorbirsi. Quindi non ci sono più pensieri concettuali, non ci sono più idee, non ci sono più emozioni positive, negative, non c'è più nessun tipo di sentimento specifico in quel momento. Da in quel momento quello che succede è che questo può durare un tempo di solito molto breve o anche più lungo, dipende da ognuno, però in generale è molto breve. Perciò quello che succede è che avvolge la goccia indistruttibile, visione nera. Poi dopo quello che succede è che la goccia le due podicitte vanno ad assorbirsi nella goccia indistruttibile. La goccia indistruttibile è fatta la parte sopra bianca, la parte sotto rossa. Quindi la bodicità bianca si assorbe nella parte bianca, la bodicità rossa si assorbe nella parte rossa, poi è come se la goccia indistruttibile girasse: perché fanno la forza, una fa la forza per andare giù, l'altra fa la forza per andare su, quindi girano. E con questo la bodicità rossa va su e la bodicità bianca va giù. In questo momento si apre quella goccia indistruttibile. E viene, si sorge la quarta visione che viene chiamata la visione della chiara luce. La visione della chiara luce, l'esperienza della chiara luce, sarebbe la parte finale della morte. Viene chiamato anche in tibetano ciwa oesal, la chiara luce della morte. Perché? Perché questo è il momento specifico nel quale finisce il processo della morte. Fino a questo momento, in realtà, è possibile ancora tornare indietro. Okay? Per il quanto possa sembrare difficile, per il quanto possa essere difficile, finché non è avvenuta la chiara luce, è possibile ancora tornare indietro dal processo della morte stessa. Per questo che ci sono persone che raccontano di esperienze molto vicine alla morte, nella quale magari il cuore ha smesso di battere piuttosto che, però in realtà quando il cuore smette di battere non è che uno sia morto veramente. La prima parte della morte è avvenuta, ma non è conclusa. Perciò esistono anche meditatori che riescono a simulare il processo della morte arrivando quasi fino a questo punto e poi dopo possono tornare indietro un'altra volta anche. Poi vedremo il perché di queste pratiche di meditazione. Però quello che accade è che nel momento della chiara luce è quell'istante che di solito dura un istante, poi... È possibile dei bravi meditatori farlo durare un tempo molto più lungo, fino anche 45 giorni, anche di più, dipende da ognuno, che è rimanere in quello stato molto sottile. Perché cosa succede? La chiara luce non è altro che il nostro corpo e mente molto sottile senza l'aspetto grossolano, sottile o grossolano. Ed è la nostra essenza. Quindi quello che succede che cos'è? È possibile tramite tutta una preparazione durante la vita, eccetera, arrivare a questo punto e meditare con questo stato mentale nella natura della mente stessa. In questo modo è come se si va a tagliare dalla radice la nostra propria ignoranza. Okay? Poi spiego magari meglio un pochettino questo punto. Prima adesso vediamo il processo tecnico di quello che succede. Quindi quello che succede è la chiara luce, poi, nel momento nel quale. Le due gocce sono andate sopra e sotto. Quindi quello che accade è che non c'è più la goccia indistruttibile. La mente si manifesta per un istante e poi dopo subito esce. Subito dopo di questo momento nel quale esce dal corpo, può uscire sia dal capo, dalla parte alta del corpo, dagli occhi, dalla bocca, dal naso, dal capo o dalle parti basse del corpo. Di solito si dice che quando la coscienza esce dal corpo, dalle parti basse, va verso una rinascita inferiore, quando esce dalle parti alte, va verso una rinascita superiore. Anche per questo si dice che quando una persona sta morendo, non toccargli le parti basse del corpo. Comunque, se questo sia avvenuto, o dovesse avvenire, non preoccupatevi più di tanto, perché ciò che va a determinare principalmente è lo stato mentale della persona quando muore, non dove viene toccato. No. Okay? Quindi, non è che ci deve essere la paranoia perché ho toccato il piede piuttosto che... Quello che accade è che subito dopo, ma è una cosa istantanea, è quasi come la luce che arriva dove c'è il buio, che il, il buio che se ne va e la luce che arriva è la stessa, viene insieme, no? Nello stesso modo è il, è il fatto che la coscienza esce dal corpo e subito rinasce in quello che viene chiamato il bardo, lo stato intermedio. La rinascita nel bardo è qualcosa di istantaneo, non è qualcosa di piano, graduale, uh, come si può dire, mh, come la nascita con un corpo grossolano. No? Similmente, quello che succede, che cos'è? Quando ci addormentiamo, per capire bene il processo della morte, il bardo, basta capire bene il processo dell'addormentarsi e di sognare. Quello che succede, che cos'è? Quando ci addormentiamo, prima c'è la parte dell'addormentarsi grossolano, che è il momento nel quale effettivamente abbiamo chiuso gli occhi completamente, non sentiamo più nulla, il corpo è molle tutto il resto, e ci siamo addormentati, però dall'addormentarsi al sognare ci sono ancora altre quattro fasi del sono necessarie. No? Questo anche secondo la medicina moderna, Finché uno non, non comincia a sognare che sarebbe la fase rem del, sogno, del sono, in realtà ci sono ancora altre quattro fasi nel frattempo. Secondo il testo, i testi buddisti dicono che dopo che uno si è addormentato, che sarebbe la parte grossolana dell'addormentarsi, ci sono ancora quattro fasi: che viene chiamata la visione bianca, la visione rossa, la visione nera e la chiara luce, che è molto simile al processo della morte, o meglio, uguale, la differenza è che in un modo molto molto più leggero. Poi da questo è stato uno comincia a sognare. Quando si comincia a sognare, il sogno appare in un modo graduale o è in un istante? È in un istante. Stiamo lì a un certo punto, c'è un sogno, esiste tutto un universo. Poi possiamo anche da un sogno, finisce un sogno e comincia un altro. Anche questo è veloce, ok? Questo è molto molto simile a quello che viene chiamato lo stato del bardo. Il bardo, questo stato intermedio, si dice che è uno stato nel quale non abbiamo un corpo grossolano, è solo un corpo sottile, che allo stesso tempo ha la capacità di vedere, di sentire, di ha tutti i cinque sensi che funzionano. Come in un sogno. In un sogno abbiamo un corpo grossolano o no. Il corpo del sogno. Quando io nel sogno mi metto a volare piuttosto che... Lo faccio questo con un corpo grossolano o no? No. Quindi viene chiamato quello che in tibetano viene chiamato ILU. ILU vuol dire il corpo mentale. Con questo corpo mentale abbiamo i cinque, cinque sensi o no? Nel sogno possiamo ascoltare, possiamo sentire gli odori, possiamo sentire i gusti, possiamo toccare, possiamo vedere. Ci sono i cinque sensi. Però sono cinque sensi che in realtà non sono fisici. Ok? Nel sogno possiamo andare da un luogo all'altro velocemente? Sì. La stessa cosa accade nel bardo. Perciò si dice che esiste una similitudine molto, 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 molto grande nel sogno e nel bardo. Un altro aspetto. Il sogno è un riflesso della nostra mente. Io posso... Crearmi l'inferno, come posso crearmi il paradiso nel sogno? E non è altro che un riflesso della mia mente: non è che perché io sto sognando con l'inferno vuol dire che io sia stato all'inferno, perché sto sognando col paradiso vuol dire che io sia stato al paradiso. È una manifestazione della mia propria mente. Però mentre io sogno e ho un incubo nel mio sogno, quell'incubo che io sto vivendo lo vivo come una realtà o lo vivono come una cosa leggera, tanto un sogno? Lo vivo come una realtà. Ok? Perciò, anche scientificamente, si dice che per il cervello non fa distinzione tra quello che uno vive direttamente con i cinque sensi e quello che uno immagina di vivere. No? Quindi, anche questo, per quello Quindi, noi possiamo dire molto bene che un sogno è un sogno, però è anche una realtà che viene vissuta. Ok? Dov'è l'aspetto illusorio del sogno? Che il mostro che vedo nel sogno non è un mostro vero ma è il mostro del sogno. Però il mostro del sogno esiste. E se io lo vivo come una realtà vera, se io non sono consapevole che è un sogno, soffro, reagisco e tutto il resto. Okay? Che cosa succede se durante il sogno noi diventiamo consapevoli che stiamo sognando? Possiamo ridirezionare il sogno. Io posso avere il mostro che sta venendo dietro di me, io mi accorgo di chi sto sognando, lo guardo, faccio così, divento una farfalla. Posso fare quello che voglio, insomma, se io ho veramente la consapevolezza del sogno. Io conosco diverse persone che hanno già avuto esperienze di questo genere che hanno questo tipo di capacità. Non è nulla di impossibile. Eh. Quella di essere consapevoli nel nostro sogno. Però cosa succede? Quando siamo consapevoli nel sogno, siamo capaci di direzionare l'esperienza. Ok? Similmente, quando uno nel bardo è consapevole di essere nel bardo, può direzionare l'esperienza del bardo. Il bardo anche è uno stato intermediario tra una vita e l'altra, nel quale è una esistenza sottile, è una manifestazione della nostra mente che noi di solito se non siamo consapevoli viviamo come una realtà solida, come un sogno. Che però se siamo consapevoli che il bardo è il bardo, possiamo direzionarci. Perciò nel momento nel quale uh, si entra nel bardo, il bardo può durare fino a 49 giorni, che sono in realtà 7 vite all'interno del bardo stesso sarebbero come durante una notte, sogniamo, c'è un sogno, a un certo punto quel sogno finisce e andiamo a, tra virgolette, rinascere in un nuovo sogno. Quella realtà finisce, comincia una nuova. Poi quella realtà finisce, comincia una nuova. Poi quella realtà finisce, comincia una nuova, finché non ci svegliamo. Okay? Similmente a questo, quello che accade nel bardo, è che da un, da, da un bardo si può morire in quel bardo e subito rinascere in un altro bardo. È come da un sogno che apparsa un altro sogno. Il tempo per svegliarci il tempo per prendere un corpo grossolano è nel massimo di sette esistenze del bardo, che nei nostri tempi vengono calcolati come 49 giorni, sette settimane. Ok? Prego Claudio. Al massimo ci possono essere fino a sette piccole morti. E, e quello che succede è che durante queste piccole morti ci sono, avviene tutta la dissoluzione e tutto il resto. Avviene la dissoluzione dei cinque elementi, ci sono le quattro visioni, la chiara luce, poi l'opposto, eccetera, in un modo molto più veloce, molto più sottile, perché non c'è un corpo grossolano. Però avviene nello stesso modo quello anche. Prego. Uh -huh. questo del testo che io ho qua che è il testo di riferimento quello che dice è che quando una persona ha un attaccamento molto grande a questa vita può rinascere in un modo simile a questa vita stessa o un attaccamento o una versione addirittura anche con l'aspetto simile in qualche modo non è detto che questo avvenga. Uno può anche subito rinascere in un bardo diverso, che non c'entra assolutamente nulla con questa vita. No? Eh, nello stesso modo che è possibile rinascere anche in forme di vita sottile, che si assomiglia a un bardo, ma non è più un bardo, è una rinascita, che può durare anche tempi molto lunghi. Questo avviene, io mi ricordo benissimo, quando la Magancia n'è stata la prima volta in Brasile, è andato a una casa, Claudio c'era anche, anche tu c'eri. No? E quello che è successo è che dopo che Rimpo c'è stato lì, che ha fatto una pugia speciale, è venuta una persona che spesso andava lì a lamentarsi, dice: Ah, io prima, sempre che venivo qua, vedevo mio padre, adesso non lo vedo più, che è successo, no? per quindi, e lo, lo sentivo, eccetera. Perché? Perché questa persona era, aveva un attaccamento molto grande a quel luogo, figuriamoci, ha dedicato la vita per fare quella casa, appena la casa era pronta, tutto è morto e aveva un attaccamento molto grande a quel luogo e da quando è morto diverse persone avevano questa sensazione di averlo lì eccetera, ci è andato e l'ha liberato, direzionato a una, un'altra rinascita, e questa persona che non c'entrava niente, con tutto ha detto, ah ma da quando quell'ama lì è venuto non vedo più mio padre che prima io parlavo di qua e di là ma la realtà è che è un sollievo poter liberarsi da questa trappola nella quale uno si trova, no? Comunque quello che accade è che il bardo può venire in tanti modi, uno può anche rinascere in un modo simile a quella vita precedente o anche subito partire per un bardo completamente diverso. No? L'esperienza del bardo si dice che è simile al tipo di rinascita che uno dovrebbe avere, quindi come è stato detto, se io dovrò avere una rinascita come un animale, avrò un bardo simile a un animale e così via. Okay? Però il punto importante per noi da capire adesso qui è il processo della morte è un processo. Prima parte grossolana, poi una seconda parte sottile, okay? che si dividono in otto parti: le quattro dissoluzioni degli elementi e le quattro visioni. Ok? Fin qua ci siamo. Um, una delle cose importanti come possiamo prepararci per questo? Okay? Prima di tutto c'è un punto importante da vedere quando si muore. Quello che accade è che la mente grossolana man mano perde forza e la mente sottile si manifesta. Però la forma come la mente sottile si manifesta dipende dalla direzione che viene data dalla mente grossolana. Per questo che morire con rabbia, morire con odio, morire con gelosia piuttosto che qualunque sentimento negativo, è una delle peggiori cose che possiamo per fare per noi stessi nel momento della morte. Perché? Perché andiamo a manifestare quegli aspetti della nostra mente sottile e poi dopo molto sottile e darci quella direzione lì. Per questo, che è molto importante nel momento della nostra propria morte, morire con uno stato mentale come minimo connesso. Non dico che dobbiamo per forza morire con uno stato di amore e compassione per tutti gli esseri, eccetera ma dobbiamo almeno collegarci con ciò che è positivo e sacro. No? E non è così impossibile, basta che durante la nostra vita, quando abbiamo un momento di paura, di difficoltà, eccetera, andiamo a prendere rifugio, andiamo a collegare la nostra mente con Buddha, con il nostro guru, con il Dharma, con ciò che è sacro per noi. No? Io conosco diverse storie di persone che sono state entrate in stati di coma, piuttosto che sono svenuti in incidenti, e cose del genere e durante quello stato stavano a prendere rifugio e sono connessi e quindi stavano bene interiormente, l'esperienza interiore era positiva. Perciò questo è un segno anche per dire persone che conosco che durante i sogni uno prende rifugio durante il sogno, recita i mantra e durante il sogno si connette con il Dharma in un momento difficile. Diverse persone mi hanno già raccontato che mentre c'era l'incubo hanno fatto il mantra del protettore piuttosto che di Manjushri Nero, piuttosto che il mantra della Prajna Paramita, diverse, o il mantra di Marizio, diverse cose durante i sogni. Questo che cosa ci fa vedere? Che abbiamo familiarizzato profondamente la nostra mente con il sacro, con queste pratiche, creato questa profonda connessione, che è la migliore cosa, prima di tutto, che possiamo fare per prepararci per la morte e creare una connessione con il guru, con Buddha, con Dharma, con la Sangha, con le nostre pratiche così profonda che in qualunque momento di difficoltà ci colleghiamo. E questa è la direzione che si darà alla mente al momento della morte. E quindi questa è la prima cosa in assoluto che dobbiamo sviluppare, che è in momenti di difficoltà durante la vita dobbiamo prendere rifugio. Se noi facciamo questo durante la vita, ossia dobbiamo collegarci con il sacro, se facciamo questo durante la vita, non abbiamo paura nel momento della morte. Ci possiamo assicurare che andrà tutto bene, che avremo una buona rinascita e tutto il resto. Perché? Perché comunque andiamo a collegarci con il sacro, andiamo a dare una, una giusta direzione a noi stessi al momento della morte. Per fare questo lo dobbiamo fare durante la vita, ovviamente. Okay? Quindi la domanda riguardava il processo della morte. E quindi quello che succede è se c'è un tempo specifico, perché quello che succede è che dalla morte grossolana, che quando si comincia a perdere la visione, a sentire il corpo molle, a non poter più sostenersi fisicamente, che è quando l'elemento terra si dissolve, uno non riesce più a, aprire, a chiudere gli occhi, eccetera, eccetera, da questo momento... Fino alla fine della morte può durare in una persona normale, in uno stato normale, una morte naturale, fino a circa tre giorni. Fino a tre giorni può durare. Quello che succede è che dipende molto dallo stato di salute della persona, dipende dallo stato di malattie. Questo può, magari, la dissoluzione dell'elemento terra può durare di più, dipendendo dalla malattia. Per esempio, certe malattie si vede già prima che l'elemento terra comincia a dissolversi molto più lentamente. Poi invece ci sono certi casi nel quale magari in due ore si finisce tutto il processo della morte, dipende. L'unica cosa che noi possiamo avere come riferimento è quando finisce la morte grossolana, che è quando si smette di respirare, quando si finisce la morte sottile, che quando c'è la fine della morte sottile, che la bodicitta bianca scende e la bodicitta rossa sale. È possibile, questo anche dipende dallo stato di salute della persona nel momento che era morta, della forza del corpo, perché se il corpo era già molto debole questo non avviene, non si vede, ma in una morte naturale c'è un liquido un po' rosso, tipo rosa, che esce dal naso e un liquido bianco che può uscire dalle parti basse del corpo. Questo rappresenta la bodicità bianca e la bodicità rossa che escono, e questo è quando la morte effettivamente è avvenuta. Okay? Però non possiamo distinguere ogni fase del processo della morte in un modo ben preciso e specifico, quanto tempo dura ognuna di queste. Addirittura, un bravo meditatore può arrivare all'ultima parte nel momento della chiara luce e rimanere su quella per dei giorni e giorni e giorni. Questo come si sa che avviene che nella parte del petto, del cuore, rimane tiepido. E questo io ho già visto succedere. Ci sono meditatori che rimangono così dopo della morte per dei giorni interi, per settimane anche. No? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quella persona è in uno stato di meditazione profondo, nello stato della chiara luce, nello stato quello, quello che viene chiamata l'unione della chiara luce madre e la chiara, chiara luce figlio che spiegherò dopo che cosa vuol dire questo com'è e com'è non è um, per concludere Quello che è molto importante per noi è prima di tutto capire che la morte è una realtà che noi abbiamo davanti a noi, che noi viviamo in realtà tutti i giorni, perché ogni volta che andiamo a dormire è una piccola morte che sperimentiamo. Non abbiamo paura di questa piccola morte perché sappiamo di risvegliarci il giorno dopo. Sappiamo, nel senso. Speriamo, può anche non avvenire, chi lo sa. Se la piccola morte si unisce con la grande morte, non si sa mai. Però fin d'oggi, in questa vita, ci siamo svegliati quando andiamo a dormire. Perciò un punto importante è, noi non abbiamo paura di dormire perché? Perché sappiamo di svegliarci. Perché sappiamo che esiste una continuità dopo l'addormentarsi. Se noi riusciamo a sviluppare una identità profonda nella consapevolezza che dopo la morte c'è una continuità, ossia sviluppare la nostra identità che va al di là di unicamente questo corpo, questo nome, questi beni, eccetera, eccetera, perdiamo gran parte della paura della morte. Prima cosa. Secondo punto, è molto importante creare una connessione molto forte con il sacro, con la virtù e direzionare la nostra mente sempre verso la virtù, sempre verso il sacro, nei momenti di difficoltà, nei momenti di sofferenza, perché questo ci aiuterà a darci la certezza di fare anche questo nel momento della morte. Non possiamo aspettarci di prepararci per la morte quando arriverà la morte. È troppo tardi. Non è mai troppo tardi quando si fa, però parlando da questo momento è troppo tardi. L'altra cosa che c'è anche è se noi ci prepariamo per la morte da adesso, ci darà una possibilità di vivere la vita anche molto meglio. Uno, con meno paura o addirittura senza nessuna paura. Due, riconoscendo un'identità più profonda di noi stessi, che ci dà la possibilità di vivere in un modo molto più leggero. Che i problemi, le menate, io dico una cosa adesso: non voglio entrare in dettagli perché siamo già in ritardo in qualche modo, però. La mia esperienza quando si fa la meditazione del simulare il processo della morte è una meditazione bellissima ed è una sensazione di sollievo enorme. Perché ditemi voi qual è stata l'ultima volta che siete entrati in conflitto con qualcosa che non c'entrassi con questa vita? Non c'è. Quindi quando togliamo di mezzo questo corpo, le relazioni, i beni materiali, il nostro nome, eccetera, eccetera, tutte le menate se ne vanno. Che cosa rimane? La nostra essenza. E se noi riusciamo a riconoscere che noi continuiamo anche senza tutte queste cose, riusciamo a riconoscere la nostra vera identità in questa essenza che continua, la vita diventa molto più leggera. Abbiamo, finché abbiamo questo corpo grossolano dobbiamo prenderci cura dobbiamo fare le cose, risolvere i problemi lavorare, pagare i conti fare tutto quello, relazionarsi con le persone però questo è un mezzo è una parte, è un momento non è tutta la esistenza che esiste solo sulla base di questo e niente di più quindi la morte ci porta a questa consapevolezza che è qualcosa di molto molto prezioso no? perciò anche avere una visione diversa in relazione alla morte, non come una cosa brutta. La no, abbiamo la visione della morte come una cosa terribile perché? Perché abbiamo la visione della vita come una cosa lineare: che la morte è la fine di tutto. Quando uno ha la consapevolezza della continuità, la morte è un rinnovo, non è la fine. È come cambiare corpo, cambiare vestiti, dormire e risvegliarsi. Ok? Però è chiaro che io quando mi risveglio oggi, diciamo che io mi svegliassi stamattina con una totale amnesia di quello che ho fatto ieri, o nei giorni precedenti? Questo toglie da me la responsabilità di quello che ho fatto o no? No. Questo toglie da me i risultati che porto avanti di quello che ho fatto ieri o no? Se ho dei problemi nel corpo per delle scelte che ho fatto nei giorni precedenti, anche se non mi ricordo di cosa era stato, ce l'ho ancora quello o no? Se ho una situazione economica di un certo genere, anche se non mi ricordo perché, ce l'ho ancora quella situazione o no? Nello stesso modo, di vita in vita, non ci ricordiamo, però ci portiamo le nostre azioni. Portiamo il nostro carattere, portiamo il nostro karma, che sono le nostre azioni di vita in vita, anche se noi non ci ricordiamo in questo senso. Perciò. La cosa importante è coltivare ciò che continua di vita in vita, saper valorizzare questo. Questa è la cosa che è molto importante. E poi uno dei punti più importanti che vedremo nei prossimi giorni in più dettagli è che possiamo applicare questo alla meditazione, al dormire, sognare, svegliarsi e poi dopo poter applicare al momento della morte vera e propria. In questo modo il dormire, che è una gran parte della nostra vita si passa dormendo, e poi nei giorni d'oggi sempre di più esiste un rapporto difficile con il sonno, il dormire diventa qualcosa di sacro, un momento importante, un momento nel quale veramente possiamo svilupparci, possiamo praticare, se sappiamo direzionare bene il nostro sonno, direzionare bene i nostri sogni e così via. Ok. Quindi questo è un po' per concludere questa parte, ma ricordiamoci la cosa più importante è sviluppare questa identità profonda che va al di là di questa vita, ma oggi non l'identità di cosa succederà quando morirò, no, quell'identità deve esistere già da adesso qui. Vedere questo corpo come un vestito che ho, che devo curarlo, ovviamente, però in questo momento non è altro che qualcosa che prima o poi cambierò. Sia il corpo che la mente grossolana, anche quella. Ok? Uh, e poi dopo fare il paragono tra dormire, morire, sognare, bardo, a svegliarsi, rinascita, che è molto molto simile. E questo ci aiuta anche a creare un po' più di familiarità col processo della morte stesso. E anche cominciare, quando andiamo a dormire per esempio, osservare il processo dell'addormentarsi. Dell no? Che cosa sta succedendo? Prima osserviamo la vista, cominciamo piano piano a osservare quello che accade. Che se noi riusciamo gradualmente a sviluppare la consapevolezza durante il processo della, del della dormire, questo ci aiuterà ad avere consapevolezza nel momento della nostra propria morte. Avere consapevolezza mentre ci addormentiamo non è a ah, prima c'è la, la terra che si dissolve nell'acqua, vediamo dove sta per succedere. No, così non riusciamo mai a dormire. Okay? Quello che dobbiamo fare è semplicemente osservare. Ah guarda, sto perdendo la vista, non, non riesco più a tenere gli occhi aperti, adesso sto piano piano perdendo la coscienza delle cose intorno a me, il corpo sta diventando molle, non riesco più a sentire. Osservare il processo naturale dell'addormentarsi e non indurre l'addormentarsi tramite una parte concettuale, che è la differenza molto grande. Non è che io vado, ok, nel processo dell'addormentarsi ci sono le dissoluzioni, prima deve succedere questo, momento della prima dissoluzione, ok, non funziona così. E avendo la consapevolezza della dissoluzione, avendo fatto questo in meditazione, dopo andiamo a osservare il processo naturale che avviene della dissoluzione stessa. Quindi adesso avere consapevolezza di questo processo durante il sono. Questo, se noi riusciamo a fare un po' di questo durante, mentre ci addormentiamo, questo ci aiuterà molto per dopo avere consapevolezza durante il momento della nostra morte. Per dire se dobbiamo morire da qui a un anno abbiamo 365 giorni di opportunità per praticare, per familiarizzarci col processo della morte. Minimo. Se dormiamo due volte al giorno abbiamo due possibilità. Però quello che succede è... Avere questo, vedere l'addormentarci come una grande opportunità e non come un qualcosa che tanto deve fare che non ha nessun valore. Ok? Non è vero che non ti ricordi nulla. La realtà è questa: non ti ricordi nulla nel livello grossolano della mente. Okay? Se noi osserviamo noi stessi quando nasciamo, da adesso sono tanti, tanti, tanti aspetti del nostro carattere, della nostra persona che siamo così sin da quando siamo nati. Quello che succede è che a livello sottile noi abbiamo, siamo pieni di memorie delle altre vite, non a un livello consapevole intellettualmente, perché nel momento della morte la mente grossolana ci saluta, dice ciao, perciò qualunque memoria a livello grossolano non li portiamo avanti, però a un livello più sottile noi siamo pieni di memorie a livello delle esperienze più profonde, a livello delle impronte che abbiamo, delle familiarità che abbiamo con certe cose, delle connessioni che abbiamo, del nostro carattere. In tanti aspetti siamo pieni di memoria. Okay. Il punto qual è? Che noi siamo abituati a vivere a un livello solo concettuale e quel livello della mente se ne va. Sì. No, ma non solo questo, se tu riesci a sviluppare più in questa vita la consapevolezza della parte più sottile della mente, puoi anche ricordare meglio delle altre vite. Okay. Uh, io direi che possiamo concludere perché c'è già Rimpo c'è la Malawan tutti che ci aspettano. Una sola cosa che Rimpo mi ha chiesto di dire, oggi abbiamo adesso il pranzo che è offerto a tutti dalla Malawan. E la Malawan in realtà lui fa questo pranzo per fare una raccolta fondi per il suo monastero in Nepal che vogliono ricostruire il tempio perché è messo molto, molto male. Chi è stato lì lo sa bene, e quindi vogliono ricostruire il tempio. Per questo, la Malawan ha chiesto di fare una raccolta fondi: fare un pranzo per tutti, e in questo modo lui passerà personalmente di uno in uno per riprendere la donazione di chi voglia fare. Uh, per il suo monastero, e allo stesso tempo anche c'è una lotteria, mi sta di 2 euro, qualcosa del genere, 2 sì, euro anche per uh, il monastero. E quindi adesso che andremo a pranzo, uh, è buono questo, adesso anche distribuiremo questo fogliettino che lui ha preparato raccontando un po' del monastero e facciamo quindi questa, questo pranzo. E' solo questo, quindi è un modo per aiutare il monastero di Sergio, che originalmente il monastero di Sergio, da dove viene la Malawan, è uno dei più importanti monasteri del nostro lignaggio riguardo il tantra, quindi è un monastero storicamente molto molto importante. Ok? <sessizia> losan tempe drme sasungi drove mse ta to ne gyurchi nimo dele sendele nime kuyan delekshi nin sen takto delekpe koncho sumge jing koncho sumge modrutsom con ciò all'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Grazie a tutti.